Ciao a tutti, sono Federica Roccisano, assessore al welfare della Regione Calabria. E attraverso questo mio WhatsApp voglio raccontare la storia della 328 del 2000 e della legge regionale 23 del 2003 che finalmente è attiva anche in Calabria. A partire dal 1 luglio infatti è scattato la data decisiva stabilita con la delibera 449 dello scorso novembre del 2016 e le competenze in materia di politiche sociali sono finalmente andate al loro posto, cioè a livello territoriale, a livello di prossimità rispetto ai fabbisogni delle persone e delle persone che vivono in situazioni di disagio, come possono essere i minori in area a rischio o anche i disabili o gli anziani. Noi attraverso questa riforma vogliamo veramente investire sull'equità nei territori, sull'equità nei distretti e per farlo è necessario l'impegno di tutti, è necessario l'impegno da parte degli utenti, da parte del terzo settore, ma anche dei comuni, che noi guideremo e supporteremo in ogni azione. In realtà già nei prossimi giorni verrà modificato il regolamento con dei piccoli accorgimenti migliorativi che vanno incontro sia alle esigenze dei comuni che anche alle esigenze del terzo settore, ma ripeto, è necessario che i comuni si adeguino, che costituiscano gli uffici di piano, i codici univoci per anche tutelare i trasferimenti a beneficio delle politiche sociali e fare in modo che questi non vengano distratti o assorbiti dalle emergenze che quotidianamente i comuni purtroppo hanno a loro carico. Noi, ripeto, li sosterremo e staremo sempre al loro fianco, perché il nostro obiettivo è mettere al centro la persona, mettere al centro gli utenti delle politiche sociali, e per fare questo serve il lavoro sinergico, fatto non in maniera antagonistica, ma in maniera cooperativa e anche di supporto e di solidarietà da parte di tutti. È Regione che avrà il compito di monitorare e di programmare insieme ai comuni all'interno dei piani di zona gli interventi in materia di politiche sociali. Regione e Comune collaboreranno insieme nella realizzazione di quelli che sono gli obiettivi, le funzioni e i servizi da erogare alle persone con disabilità o agli anziani e ai minori, perché welfare significa questo: andare nella giusta direzione. E finalmente, grazie all'impegno anche soprattutto del Presidente della Giunta Oliverio, che l'ha voluto sin dall'inizio, finalmente anche in Calabria il welfare avrà un senso e si andrà veramente tutti insieme nella giusta direzione.